questo appartamento che ha al suo territorio, la sua terra, quindi come Leorugo Clan, ci presenta l'importanza di questa mostra e anche il significato, che indubbiamente è un significato che ci porta a riflettere anche su alcune situazioni che viviamo in questo momento particolare, ma che comunque ci riportano anche a rispettare la nostra identità, la nostra storia, la nostra cultura, le nostre tradizioni, e direi anche questo senso di non solo di accogliere dal punto di vista di chi soffre, di chi sta in situazione di disagio, ma anche di accogliere le nuove culture. Quindi che cosa leggo in questo? Leggo che abbiamo espressioni di arte contemporanea che indubbiamente ci portano a riflettere e ci portano anche ad aprire i nostri orizzonti. Lo dico in una città che storicamente ha una sua storia, una sua importanza, una sua identità e direi anche un po' di difficoltà a cambiare. E credo che avere qui in questo bellissimo spazio che la Fondazione ci mette a disposizione, avere qui chi ha organizzato questa mostra, quindi mi riferisco al Consorzio delle Biblioteche, al suo commissario, che indubbiamente è sempre un cambiamento e questo gli ha dato merito e soprattutto gli ha dato merito in questa città. Molto spesso si dice che qui le cose si fanno, no, in tempi abbastanza lunghi. Ecco, io credo che Consorzio Biblioteche, soprattutto in questi ultimi anni, ha dato modo di far percepire a tanti giovani, a tanti interessi culturali, che c'è una realtà dinamica che è veramente una grande apertura per questa città. Quindi avere qui l'autore, mi auguro che ci sia anche il giorno della relazione, certo, dal modo di avere questa, io dico sempre che c'è sempre questa contaminazione positiva, no? Avere lo scambio diretto con l'autore, da modo che ci sia una sorta di filiera corta della conoscenza e quindi si arriva a parlare con la persona che propone l'opera, che propone il quadro, che propone ciò che è la sua creatività, e quindi da modo all'osservatore di avere, l'osservatore utente, da modo di avere il contatto con la persona che ha prodotto. Per questa è una cosa molto positiva, soprattutto che fa sì che ci sia un avvicinamento alle espressioni artistiche, soprattutto quelle contemporanee. Quindi questo mi fa piacere che ci sia questo, io dico, risveglio, ma insomma, diciamo, germi di risveglio già si sono visti anche abbastanza recentemente. L'anno scorso c'è stata fatta sempre una mostra di arte contemporanea, quindi veramente l'inversamento va ovviamente al presidente della Fondazione. Però che ci sia insomma una certa di continuità in questa opera di grande apertura che la città deve avere. Io credo che le radici sono utili soprattutto per essere forti, essere tonificati nella propria identità, ma non devono essere le radici però un ostacolo, diciamo, a cambiare, a modificare, ad essere dinamici, anche come espressione artistica. Questa città ci ha bisogno anche di questo, probabilmente la Verona è una città diversa, posso dire, è contaminata da altre culture, anche a livello storico, e probabilmente contribuisce, a parte la dimensione, ad essere il capoluogo della Sicilia, ma insomma, diciamo, ha indubbiamente questa percezione del cambiamento più vicina rispetto a una città come Viterbo. Però Viterbo ha un risveglio e io mi auguro che questa operazione di risveglio, che è frutto ovviamente anche di una apertura che c'è questa mia amministrazione, insomma, alle componenti che arrivano dall'esterno, quindi insomma che non è il potere, che non è il sindaco, che dà input su quello che si deve fare, perché io sono molto lontano da questo modello. A me a dire che avere una società molto aperta, dove ci sono gli apporti di tutti coloro che soprattutto portano apporti positivi e che devono essere ovviamente valutati, ma che comunque la città sia una sorta di porto dove possono arrivare tante imbarcazioni, tante navi, e ognuna di queste navi può essere positiva per arricchire ovviamente l'entroterra. Ecco.